Ehi hey, la ciurma! Quei che vi parla Lo scorso... Tra lo scorso episodio e questo episodio sono andato Vabbè Tra lo scorso episodio e questo momento sono Eh No vi prego non il bug della chest Non il bug della chest No Mi era già capitato una volta sto stupido bug e ora ah ora me la fa aprire. B Vabbè, comunque. Tutto è bene quel che finisce bene, tranne il giorno, quindi andremo a dormire. Ma no, perché non mi fai dormire? È visibilmente notte. Ora quanto è buio, tra un po' ci saranno pure i creeper, no i creeper no, però noi andiamo a dormire lo stesso. Comunque, intanto vi spiego che cosa volevo fare in questo episodio. Allora, sono andato a minare un pochettino giù sotto. Principalmente per prendere degli altri diamanti. Per costruire i mining drill MK2 e MK3. Tra l'altro, MK sta per Marcus Krohn. Il mining drill Marcus Krohn 1? Perché non si dorme in sto letto? E oh. non riuscivo a prendere sonno. Sapete l'agitazione tutte le balle varie. Comunque, sono andato a minare e eh, che cosa è successo? Guardate un po', ah, un po' di cobblestone. Tu dici, del marmo, un altro cobblestone. Dove metto tutta sta cobblestone? Allora il problema è, dove metto tutta sta cobblestone? C'ho già una cesta stra mega, super mega, e ho riempito pure qua di cobblestone e di gravel e il granito e il marmo li ho dovuti mettere qua con gli altri minerali perché non c'era più assolutamente spazio e tra l'altro qua potrei, potrei utilizzare le altre ceste magari per archiviare questi minerali dato che sto riempiendo anche questa cesta con i minerali e ho dovuto sforare abbastanza con tutte le cose nel senso ma non è un granché ordinato allora Sarà di sicuro una bella cosa costruire una piccola casetta per la cobblestone e stone comunque roba stonosa insomma e una per la, la terra, una per la terra, poi magari ne farò anche una per la gravel e per la sabbia, vedremo un attimo, una con la sabbia e la desert stone, desert sand e desert stone e anche sand. Mi sembra una bella idea. Però prima andrei a fare una bella casetta per la Cobblestone. E la mia idea è la seguente. Allora, innanzitutto vorrei sfruttare per fare questi piccoli eh, magazzini. Questa zona qua, dietro la mia casetta, che ancora non ho ancora sfruttato praticamente per niente. No, proprio per niente. E allora io andrei per la... Per la casetta della cobblestone ho una piccola ideuzza che adesso vi esporrò. Però prima ho bisogno di. Mm. Ah, ecco una ce l'ho, però ho bisogno di altro. Vabbè, ho del legno. Facciamo un po' di legno, un po' di wooden plank, un po' di stick. Credo che 6 scale mi bastino, 7 scale mi bastino. Voi cosa dite? Sì. Ah, noi, voi non sapete cosa voglio fare. Comunque la mia idea è quella di fare una piccola grotta, diciamo, qua, in cui uno scende e in fondo c'è un piccolo deposito, piccolo o grande, adesso vediamo, di coblestuna. Perché comunque, come accesso è abbastanza rapido. Nel senso, vrup, qua, e siamo a casa. Cioè, abbastanza veloce. E non è una roba tanto visibile: cioè, non è praticamente per niente visibile. Però scendere è ancora di uno mi piacerebbe scavarla tutta dentro la roccia. Così posso scavare un. Un'altezza 3. No. E poi dopo il battere la testa tutte le volte Non mi piace particolarmente Quindi facciamo così E facciamo altezza 3 Sì Facciamo altezza 3 facciamo Ricaviamoci un piccolo spazio Beh piccolo adesso vediamo Nel senso che Voglio poter archivare una buona dose di cobblestone E stone e balle varie Quindi Allora qua ho fatto un 2 3 Sì minerali poi li raccolgo Adesso Voglio prima ripulire un attimo la zona Per capire di che grandezza farla Allora potremmo fare Chest, chest Le mettiamo tutte per terra O anche alcune in alto No, tutte per terra, mi piace di più E facciamo, no, di questa parte qua no Facciamo solo lungo le pareti E nella zona centrale là Allora, innanzitutto facciamo Oh no, là c'è della terra però suppongo possa essere sostituita senza danni da stone. Qua quanto è? 3, 6, 1, 7. Sono 7 di altezza perché sono 7 scale che ho messo, quindi ci sta di farlo 7 in profondità, non credete? 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto, allora qua c'è tutta sta terra che non mi piace, devo dirvi la verità. Ma la terra non mi è mai piaciuta, a voi è mai piaciuta la terra? Cioè nel senso nella vita reale... Boh, cioè non mi dice niente. Ma su Minecraft... È, non lo so, è tipo un materiale rozzissimo, tipo... Boh. Non ci fai neanche le costruzioni, mentre invece tipo con la cobblestone ci fai costruzioni sulla dirt non ci fai niente è proprio dirt cioè nel senso è uno schifo ecco qua mettiamoci una roba di cobblestone tanto per coprire poi ci metterò della stone che andrò a prendere mm, quello si vede no non si vede perché sarà coperto dalla stone Ok perfetto, anche questa devo andare a togliere, togliamo anche questa. È molto importante toglierla. In modo da creare una sorta di uniformità in tutto, in tutto l'ambiente, insomma. Allora, togliamo questo, togliamo questo, togliamo questo. Qua ce n'è altro. Eh, ma non finisce più, non è che mi mettono a inseguire vene di minerali così a mozzo. Dai, boom siamo parecchio ricchi e quindi di tutto quell'ambaradan là non è che ce ne facciamo chissà che via ok quello abbiamo tolto, qua togliamo questi, oh, questi posso prenderli prendiamo anche questo, questo minerale qua che si chiama acalin, ah, alatro, ecco mi confondo sempre Comunque è molto comune ma solo nelle zone alte, tra virgolette, della generazione della mappa E viene utilizzato per fare o degli strumenti, viene dal mod More Ores E viene utilizzato o per fare degli strumenti Tipo delle, dei picconi, delle pale, robe così Oppure si possono fare anche dei blocchi Se non ricordo male Che sono di colore violaceo Appunto Adesso vi faccio vedere All'altro ah, Esatto Esatto E appunto la spada la... Però non è che si abbia una, una granché di potenza Alla fine è come se fosse un po' meno del ferro Però è più economico diciamo all'inizio del gioco Perché lo trovi più... In alto, insomma, più vicino alla superficie. E quindi non devi inoltrarti troppo lontano, andare troppo in giro, insomma. Ah, abbiamo meno stone di quanto pensassi. Perché questo... No, stai qua. Allora, ne mettiamo un po' a cuocere. Che non fa mai male. Dato di cobblestone ce n'è sempre un'infinità. Poi anche questo fatto che appena dopo lo scalino mi, mi piace abbastanza come cosa Forse potrei metterci un ascensore Tra l'altro a proposito di ascensori Sì lo so quei due blocchi potevo evitarmeli eh, Avevo una mezza idea di costruire in futuro un ascensore per andare alla miniera giù sotto Perché voi, a voi ho tagliato le parti in cui sono andato a minare perché sono stato molto gentile Però vi posso assicurare che è un, tipo una delle pizze più pizzose il fatto di dover fare 500 blocchi di scale per scendere, 500 blocchi di scale per risalire, come per esempio mi è capitato, beh quasi, erano tipo 400 quando ho dovuto fare quando ho dovuto andare a prendere la, la lava, insomma. Ed è una roba assurdissima, cioè del del della serie che stai con il, il pulsante V pigiato. Fino a che non muori in pratica. E, e quindi pensavo di, fare, di costruire un ascensore in futuro. Non so se avete mai usato degli ascensori in Mindtest. Se conoscete come funzionano gli ascensori, se lo sapete bene, altrimenti vi arrangiate. E, sfruttano in pratica una specie di bug per il quale tu riesci a salire anche se teoricamente non dovresti poter salire. Perché sono salito? È perché stavo dicendo troppe volte salire Comunque allora dicevo si Sfruttano un bug E non è tipo l'ascensore di acqua È una cosa molto più comoda e molto più veloce e, Però appena finirò questo progetto Credo che sarà il prossimo che farò Perché mi serve davvero un sacco Oltre allo storage degli, Degli, degli affari qua insomma Dei materiali de da costruzione Qua avremo a disposizione 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 si sì, si può cedere da sopra 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 però potrei togliere anche queste due facciamo 16 ceste di sicuro non riuscirò a fare 16 ceste d'oro però è molto probabile che io possa fare 16 ceste di copper perché copper ne abbiamo un sacco o di ferro non mi ricordo più. Quali sono le più potenza le iron o le copper? Iron copper. No, ok, le copper, quindi abbiamo detto 16. Devo fare innanzitutto, dobbiamo fare innanzitutto 16 chest che ci richiedono 36 blocchi di legno. Per fortuna sono andato a farmare un po' di legno per un altro progetto futuro che è questo per gli zaini questi qua sono un'altra cosa che vorrei fare in futuro perché sono tipo comodissimi soprattutto quando uno va a minare o oh, mannaggia sono più di uno stack di wooden planks allora tra l'altro è notte e non va bene lavorare di notte perché poi dobbiamo pagarci gli straordinari quindi allora iniziamo così e ne abbiamo fatte 12 poi smezza questo, smezza questo, smezza questo, smezza questo. E facciamo le altre 18, ne ho fatte alla fine. Non avevo detto che ne andavano fatte... Oh. Ok. Cioè della 6 io ho fatto 16 per 2 è 36. Vabbè. Vabbè. Comunque allora andiamo a piazzare queste ceste. E così vediamo anche un attimo là che cosa metteremo o cosa non metteremo perché. Ah no, ce n'è ancora una. Sì Però no, non mi ispira molto il fatto di metterne una là a meno che non la mettessi così perché però ce ne ho una. Non ne avevo 18. Ho fatto mai i calcoli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Però non è male così, eh, in effetti. Però no. No, 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 no. no. Questa la metto da parte e la metto magari... Magari faccio delle angoliere di cobblestone, non lo so. Di stone, cioè. Sì, mi piace così. Così posso anche mettere tipo doppia torcia, doppia illuminazione. Sì, bello. Mi piace, guardate come si fondono con la roccia il materiale che conterranno fino allo sfinimento. No, vabbè, a parte questo. Allora, detto questo, noi dovremmo eh, trasformarle di... Quindi abbiamo bisogno di 8x17, abbiamo detto 8x17 di iron e 8x17 di copper. Oh, oh, non è male. Allora, innanzitutto, 7x8 è un asino cotto. Nel senso che è cotto perché è stanco. Quindi fa... Mille mila asini stanchi No, per parte gli scherzi, che cosa che dovevamo fare? 17 per 8 136 Quindi sono 136 pezzi di copper Questi sono 100 1, 2, 3, 4 136 e poi 136 di ferro. O oh, almeno ci facciamo fuori un po' di ferro. Qua prendiamo una metà. 10. 1, 2, 3, 4. No, ancora uno. Ok, perfetto. Benissimo, allora mettiamo questo a cuocere. Innanzitutto la stone la prendiamo con noi. Ecco, altra cosa che andrà fatta in futuro è una stanza del sminuzza, Cioè nel senso tipo stanza del fabbro. Una cosa nel senso che creiamo un, un edificio in cui mettiamo un sacco mille mila fornaci elettriche, mille mila grinder e mille mila batterie anche perché... Andiamo a vedere un po' la nostra cucina. un po' che non facciamo un salto in cucina. Oh, ma che bello questo... Profumino di pane appena sfornato. No, non abbiamo niente. Non abbiamo ancora cucinato nulla. Ma non vi preoccupate che prima o poi cucineremo. Adesso dobbiamo solo sistemare un po' le cose qua. Perché sennò è proprio un'indecenza. Cioè abbiamo una casa tutta disordinata. Che se per caso venisse a trovarci una Mindtestiana. Cioè, nel senso una di quelle sexissime ragazze che girano su Mindtest. Ehm. Non si fermerebbe mica a casa con noi Cioè è una casa troppo disordinata Allora è meglio che mettiamo un po' di ordine E dividiamo le varie cosette E... Bon. Comunque detto questo io credo che Questo... Questa parte l'aspetterò Off camera Quindi ci vediamo tra un istante O qualcosina di più Ecco ragazzi Magari Non era tutto questo di cui avevamo bisogno per quella cobblestone perché eccola qua cioè è solo questa però vabbè prima o poi ci servirà e poi è così bello questo spazio ci siamo tolti tanto di quel ferro e di quel copper di mezzo ai piedi che sono contento e poi è molto carino è molto carino per forza per forza per forza e dentro vi voglio far vedere ma è un ordine pazzesco. Pazzesco. Allora qua è normale. Qua è così. Oh, che bello! Che bell'ordine no, questi però vanno dall'altra parte. Questi li metto qua col legno e le balle varie. Derivati dal legno, prodotti naturicoli. Qua ci sono i nostri minerali, tutti in ordine. Ti 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 fnya fnya. Sì, forse avremo bisogno di un'altra chest per questi minerali se quella non la svuotiamo. Tra l'altro, cosa stranissima, cioè no, cosa stranissima, ero tanto contento di essermi liberato di un po' di copper e come potete vedere è praticamente tanto quanto prima. Perché avete presente che abbiamo scavato là sotto, abbiamo preso dei minerali là, nella zona del cobblestone. Beh, perfetto, abbiamo recuperato mezzo stack di copper in quel modo. E quindi abbiamo consumato solo uno stack di copper. Beh, comunque è sempre uno stack di copper consumato. E quindi la giornata è stata guadagnata e siamo tutti molto contenti. Detto questo il mio tempo sta scadendo. Io... Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Vi invito alle solite cose a mettere un mi piace, iscrivervi se vi è piaciuto il video e vorreste vederne altri. E lasciare un commento. Perché i commenti sono sempre belli. Mi piace leggere i commenti e mi piace anche rispondere ai commenti. Detto questo, ciao!